collega Melgrati. Invitandolo a stare nei tempi. Ma Presidente, non è che quando uno ha la pelle del lupo addosso, poi... Comunque, mi accingo a fare questo intervento e spogliandomi della, così, della funzione di capogruppo per riprendere quella di consigliere del ponente, voglio dire, della provincia di Savona, perché ci siamo divisi i compiti e quindi ognuno per la propria competenza territoriale ha portato il suo contributo. Qualcuno fuori nella buvette, come qualcuno la chiama, nel transatlantico, perché qui ci piace paragonarci a, no, a realtà romane, voglio dire, ho sentito dire prima che quella di oggi, la riunione di oggi è una perdita di tempo. Io questa cosa la ritengo grave, oggi non è una perdita di tempo, qui stiamo parlando del bilancio della sanità che rappresenta l'80% del bilancio della nostra regione, quindi non può essere una perdita di tempo. Il consigliere Benzi, dei miei amici ormai tali dell'ultrasinistra radicale, quando dice che non volevamo portare con una certa urgenza questa delibera in consiglio, offende la sua intelligenza, seppur definita da lui limitata, voglio dire. E credo che sappia bene il consigliere Benzi qual è l'idea che ha ispirato le minoranze, e cioè quella di riuscire a discuterne con questa riunione dove ognuno si fa sfoggio dialettico, ognuno racconta quello che è la sua visione della sanità, ma per buttare il seme che poi verrà coltivato nelle commissioni. E noi non volevamo che l'assessore venisse qui a portarci il pacco predeterminato di questa delibera nel più breve tempo possibile. Perché? Perché noi pensiamo che questa delibera in commissione, e in questo ci ha aiutato anche l'altro consigliere del SEL, dicendo che sono tentati di non votare questa delibera, no? Che se questa delibera verrà presentata così com'è, non verrà. Quindi io credo che ci siano i margini per una variante di questa, per modificare, per migliorare questa delibera, che è una delibera che non è politica, è una delibera che è stata delegata ai direttori generali. E in maniera pilatesca, voglio dire, avete fatto fare il lavoro sporco, assessore, ha fatto fare il lavoro sporco ai direttori generali, minacciandoli anche, perché se non li facevano li licenziavate. Questo è quello che avete dichiarato. E allora noi siamo qui oggi per gettare questo seme, per tentare di far capire che ci sono delle cose che sono modificabili, delle cose che si possono cambiare in questa delibera aberrante per certi versi. E allora si è parlato del governo Monti, e da parte sempre dell'ultrasinistra è facile criticare Monti che governa col PDL, con l'appoggio del PDL, ma anche con l'appoggio del PD, e poi però qui venire ad approvare e a prostrarsi a qualunque delibera questa maggioranza porti in approvazione in Consiglio regionale. Qualunque, e qualche volta in maniera, come dire, manichea, uscire dall'aula per non votarla, per far finta di non averla votata, ma le votate tutte, siete complici di questa maggioranza, siete complici delle decisioni di questa maggioranza, questa è la realtà. Quaini, mi dispiace che non c'è il Presidente della Commissione Sanità. Un altro, io ho sentito questa mattina una discussione pacata del Presidente, io mi stupisco, io non riconosco più il Presidente Quaini, che quando veniva a manifestare con noi al nostro fianco nella manifestazione di Albenga, dove sono scesi in piazza 8.000 persone, nella manifestazione di Cairo dove sono scesi in piazza 3.000 persone, manifestava contro questo piano della riorganizzazione dell'emergenza sanitaria. Dov'è Quaini? Oggi non c'è. Dove sono le sue
le sue posizioni intransigenti, non ci sono più. Questo è grave. È grave perché Guaini aveva detto, eccolo lì che è arrivato, lupus in fabula, voglio dire. Certo, mi fa piacere che sei venuto, perché quando manifestavi con noi a Cairo e Albenga, scendendo in piazza con questa moltitudine di persone, voi sapete che portare in piazza la gente che non sia iscritta a un partito come quelli del PD, no? Che non abbiano la tessera della CGIL, è difficile, soprattutto i pensionati, perché voi portate i pensionati, è difficile portare la gente in piazza. A Albenga sono scesi in piazza 8.000 persone. A Cairo Montenotte sono scesi in piazza 3.000 persone per difendere le peculiarità di un territorio che ha necessità di avere il pronto soccorso, perché sono territori disagiati, soprattutto la Val Morbida, ma anche le valli dell'Albenganese. Noi, il pronto soccorso di Albenga serve ai paesi di Alto, di Caprauna, paesi che sono distanti, dove la gente rischia di morire se non ha un pronto soccorso vicino a casa. Questa è la realtà. E allora Guaini si è accontentato del declassamento del pronto soccorso appunto di primo intervento. E questo mi dispiace, Stefano, perché non me lo sarei mai aspettato. Dovrai rendere conto ai tuoi elettori, come tutti quelli del PD, che non si sono presentati giustamente alle manifestazioni di piazza, perché alle manifestazioni sapevano che non ci potevano andare a difendere una posizione indifendibile dal punto di vista di quello che era l'idea data dalla Giunta e dall'assessore Montaldo. Unico e vero responsabile di questo piano sanitario e della politica sanitaria degli ultimi 8 anni della Regione Liguria, perché avete contrabbandato il fatto che avevate il buco dell'amministrazione precedente. Sono 8 anni che gestite la sanità in Liguria, sono 8 anni che ci portate conti in rosso, abbiamo venduto tutto quello che c'era da vendere per sanare la sanità in Liguria. E allora perché non si parla mai della riduzione dei posti amministrativi dell'ASL, che corprono il 60% degli impiegati del settore della sanità? Mai se ne parla. Perché non si parla dei reparti di medicina del Genovese, 15 reparti di cui uno raggiunge solo i posti previsti dall'agenzia Agenas? Perché non si parla di queste cose? E Ferrando, lei parlava di primari e reparti che fino a ieri sono stati fatti così a capocchia, distribuiti. Voi avete fatti, voi avete istituiti, voi avete creati e ora si tratta di doverli tagliare. Quindi la responsabilità è grave da parte vostra. Oggi, stamattina, leggiamo un bello spot sui giornali di 1 miliardo per 4 ospedali nuovi. Bene. Volete fare 4 ospedali nuovi, ci vuole 1 miliardo di euro per fare 4 ospedali e noi ne abbiamo uno nuovo, efficiente, lo vogliamo declassare, chiudere o forse regalarlo ai privati, quello di Albenga. Silenzio. Non si può intervenire dal pubblico, lo dico io, Presidente, mi sono permesso. Albenga Melgrati, abbiamo... lei si è portato la clac, lei l'ha addestrata, lei gli dice la clac come fa. L'addestravo meglio, dice che non si... per la prossima volta, voglio dire. Stiamo evitando per 30.000 euro di risparmio di dare la reperibilità alle sale operatorie dell'ospedale di Albenga. Quindi si eviterà di fare della chirurgia di media complessità o di emergenza. Queste sono le storture di questo piano. Per non parlare, vedo che il tempo è tiranno, avrei da parlare per un'ora, ma purtroppo non ci è dato di poterlo fare. Per non parlare dei pronto soccorso, e voglio, me lo sono lasciato per ultimo nell'intervento, perché se sono scesi in piazza 8.000 persone a Albenga e 3.000 persone a Cairo Montenotte, vuol dire che la gente sente questa esigenza, e quando andrete a chiedere i voti di queste persone non ve li daranno più, signori. Ma non è per i voti, a noi non interessano i voti, interessa quello che è la salute dei cittadini, interessa il fatto che questi pronto soccorsi, quello di Albenga, Cairo Montenotte, ma perché no, quello di Bordighera e quello sul Genovese che volete chiudere,
Non abbiamo ancora capito qual è il risparmio. E l'assessore una volta ha detto risparmiamo 300.000 euro. Poi Boffa a una riunione ha parlato di 500, poi gli sembrano pochi, ha detto ma forse 1 milione di euro per ogni pronto soccorso che si chiude. E allora noi privilegiamo 4 soldi a fronte della vita dei cittadini, perché non è vero che il pronto soccorso di Albega e il pronto soccorso di Cairo Montenotte non funzionavano. Funzionavano, e come? Ce lo dicono i numeri, ce lo dicono i risultati, ce lo dice l'efficienza del personale impiegato, medico e paramedico, ce lo dice tutto quello che è il risultato che questo pronto soccorso ha dato negli anni. E oggi si parla di intasare pronto soccorso come quello di Savona e quello di Pietraligure. A me è capitato recentemente di passare una serata, non per il piacere ma per accompagnare una persona al pronto soccorso di Pietraligure. Sembrava di essere un lazzaretto del 400, c'erano gente dappertutto, adesso faranno le barelle a 2 piani nel pronto soccorso di Pietraligure, perché con dei tempi incredibili, cioè per essere serviti dal personale, certo se arriva un codice rosso lo devono fare immediatamente, ma uno che sta male, che ha un problema anche non gravissimo ma grave, deve aspettare ore e ore e ore, giornate intere. E allora signori, io vi chiedo, ripensateci, perché nelle pieghe di questa operazione sanitaria si possono trovare i risparmi per salvare quelli che sono le priorità del territorio, e cioè questi pronto soccorso che diversamente costituiscono, se chiusi, costituiscono un grave vulnus a quello che è l'offerta che noi diamo ai nostri cittadini. E non vorrei che dovesse scapparci il morto prima o poi per avere una risposta sui pronto soccorsi, perché questo ce l'avrete voi sulla vostra coscienza. Grazie. Grazie.